si è ritirato, eccetera, dare un segnale di una Unione Europea che invece investe ancora sulla lotta al cambiamento climatico, investe particolarmente sulla lotta al cambiamento climatico, a me sembra qualcosa di significativo. Ci sono poi una serie di altre misure, poi alcune abbiamo già cercato di spiegarle sui canali social, altre le spiegheremo, poi come al solito ognuno di noi è interessato a un aspetto specifico, adesso non vi starò a dire a titolo degli aumenti che abbiamo fatto sulla febbre suina, per la febbre suina che sta invadendo il nostro continente, perché non credo di interessi più di tanto, però insomma siamo occupati di tutto. Quello che adesso invece mi interessa dire è che io sono molto contento, provando a fare un paio di riflessioni proprio sul tema della serata, io sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, l'ho detto insomma, anche facendo trasparire una punta di orgoglio, però io credo che noi siamo molto indietro invece, questo è un aspetto politico di cui vorrei discutere con voi, siamo molto indietro invece come Unione Europea rispetto alle ultime considerazioni che faceva il professore prima, cioè come, se e come si debba regolamentare la globalizzazione e se e come si debba regolamentare la globalizzazione da parte di una organizzazione, da una serie di istituzioni, perché l'Unione Europea in quanto tale non esiste, esistono le istituzioni europee, il Parlamento, la Commissione, il Consiglio, eccetera, se e come si debba regolamentare la globalizzazione. Io parto da alcune considerazioni, che purtroppo questa Unione Europea, e guardate, io come Giulia, tanti di voi sanno, insomma, sono un super europeista convinto, sono un federalista europeo, sono uno che crede nel progetto degli Stati Uniti d'Europa, che vuole un'integrazione ai massimi livelli quanto più possibile, sono per togliere quanto più potere possibile agli Stati membri per darlo alle istituzioni europee, eccetera. Però essere europeisti convinti, essere federalisti europei non può non voler dire guardare agli enormi errori che l'Unione Europea ha fatto negli anni passati. Non può non voler dire guardare a come abbiamo affrontato gli anni della globalizzazione, soprattutto gli anni della crisi economica dal punto di vista delle istituzioni. E quei riferimenti che faceva il professor Valli prima, cioè su una globalizzazione che come effetti negativi ha avuto una crescita delle disuguaglianze, un aumento delle disuguaglianze, una nessuna redistribuzione delle ricchezze, una perdita del potere, una perdita di sicurezza da parte delle lavoratrici e dei lavoratori europei. Questo è avvenuto perché accanto alla globalizzazione che andava avanti per conto suo, la globalizzazione economica e finanziaria che andava avanti per conto suo, c'è stata da parte delle istituzioni europee, è stato fatto da parte delle istituzioni europee il contrario di quello che andava fatto. Cioè accanto a questo, negli anni della crisi in particolare, si è pensato che bisognasse lavorare in Unione Europea per affrontare la crisi soltanto con il dogma liberista dell'austerity. Che si dovesse lavorare in Unione Europea, si dovesse fronteggiare la crisi in Europa soltanto con il dogma liberista del controllo dei conti pubblici, impedendo gli investimenti pubblici, tagliando gli investimenti pubblici. Si è arrivati a questo. Allora noi oggi, chiedendo agli Stati membri, di fronte alla crisi, di fronte alla globalizzazione, su cui effetti vorrei dire qualcosa anch'io adesso, chiedendo addirittura agli Stati membri di fare passi indietro rispetto alla tutela della sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori, delle cittadine e dei cittadini. Perché si è chiesto di liberalizzare il mercato del lavoro, si è chiesto di tagliare nelle sanità, si è chiesto di tagliare nei servizi pubblici. Questo è stato fatto in questi anni qua. E noi non possiamo non riconoscere che questa sia un'enorme colpa. E questo climax che c'è stato, la crescita delle disuguaglianze,
la mancata redistribuzione degli effetti, di quegli effetti positivi della globalizzazione cui faceva riferimento, eccetera, ma soltanto la redistribuzione degli effetti negativi, ha fatto sì che quei movimenti che nel 2016 hanno portato Trump a vincere le elezioni in Europa abbiano in realtà origini molto precedenti. E se posso parlare da persone di sinistra, alcune persone di sinistra che riconosco qua in questa sala, questi movimenti che oggi hanno un aspetto che noi definiamo populista, ma anche su questo vorrei tornare fra poco, nascono in quei movimenti che stavano a sinistra, movimenti no global, movimenti no global di fine anni 90, inizio anni 2000, a cui non rispondevamo, noi mi ci metto dentro, insomma, ero consigliere di circoscrizione, per cui difficilmente potevo affrontare i temi della globalizzazione, però a cui però noi, partiti, movimenti, organizzazioni, sigle sindacali talvolta, della sinistra in Europa, rispondevamo dicendo no, ma guardate che c'è una terza via, no, ma guardate che c'è un compromesso tra la sinistra, tra il modello di sinistra storica, di welfare storico, come intendiamo, e il modello turboliberista, ultracapitalista, eccetera, scoprendo che quella terza via non esisteva, era un gigante ideale, eppure essendo un gigante ideale aveva comunque veramente dei piedi di argilla, ed è crollato e naturalmente ha prevalso invece il mercato completamente libero, ha prevalso questa globalizzazione su cui nessuno ha voluto porre le basi di una regolamentazione. E oggi gli effetti di questa globalizzazione li vediamo, li tocchiamo sulla nostra pelle, qua a Torino in Piemonte, perché il caso di Hag, del caffè Hag, è l'ultimo, ma il caso di Embraco che abbiamo seguito, la Pernigotti a Novi Ligure, la Polioli a Vercelli, stiamo parlando tutti di casi identici uno all'altro, cioè di un mercato completamente aperto, un mercato completamente libero che permette agli imprenditori che sono imprenditori, per cui fanno il loro lavoro, peraltro adesso non è che non vorrei sembrare insomma il vecchio comunista, il lotto di classe tra impresa e lavoro, però forse qualcosa dovremmo ripensare anche su questo, però degli imprenditori stranieri di venire in Italia, appropriarsi di marchi storici, di appropriarsi di brevetti, nel caso della Polioli, nel caso della Italcementi, nel caso della Embraco, appropriarsi di pacchetti di clienti e andare poi a delocalizzare la produzione da altre parti, chiudendo gli stabilimenti, usufruendo, e il peggio del peggio, e su questo io sto indagando perché non ho ancora avuto una risposta dalla Commissione Europea su questo, perché mi hanno risposto sulla prima domanda che ho fatto sul caso Embraco, ma non sulla seconda domanda, cioè se la Slovacchia ha utilizzato dei fondi strutturali dell'Unione Europea per permettere la delocalizzazione di Embraco, se la Slovacchia ha attirato Whirlpool a investire sui suoi territori utilizzando addirittura dei fondi europei. Allora noi su questo dobbiamo fare delle verifiche, dobbiamo dare delle risposte. Qua non è un problema di sovranismo e non è un problema di proposte populiste o meno, ma è il problema di capire se questa Europa sta funzionando o non sta funzionando, e se non funziona, e non funziona in questo modo qua, cioè non soltanto non ha reti di protezione, non soltanto non ha dei meccanismi di autoregolamentazione, di regolamentazione, ma addirittura consente di utilizzare proprie risorse per incentivare quello che invece vogliamo combattere, cioè il dumping sociale all'interno dell'Unione Europea, dumping sociale e fiscale all'interno dell'Unione Europea. Ma allora è morto per sé, non perché Salvini distrugge il progetto dell'Unione Europea, ma perché l'Unione Europea si sta autodistruggendo, se è così, se un'Unione Europea che non è in grado di controllare e di mettere delle regole al dumping fiscale e sociale all'interno di... Noi parliamo di... Io mi occupo, no, sono questa commissione che è la più noiosa
della terra, che appunto la commissione bilancio, però una commissione, come dire, che ha qualche importanza, ce l'ha, come potete capire. Noi parliamo di risorse popolo dell'Unione Europea, materia sulla quale non vi annoio in nessun modo, parliamo di risorse proprie dell'Unione Europea, dicendo che una delle risorse proprie, cioè un modo per finanziare il bilancio dell'Unione Europea, insomma, una delle modi potrebbe essere tassare appunto quei paesi con cui abbiamo commerci, tipo la Cina o altri, quei paesi terzi che non rispettano le nostre regole sociali, finanziarie e le nostre regole ambientali. Per cui se abbiamo un commercio con un paese che non rispetta le nostre regole ambientali o sociali o fiscali, questi li tassiamo proporzionalmente per quanto non rispettano le nostre regole. E quindi questo potrebbe portare a casa delle risorse per il bilancio dell'Unione Europea, liberando risorse per gli Stati membri, per cui i contributi nazionali diminuirebbero, non ci sarebbero più quelli che dicono diamo 10, riceviamo 8, queste robe che naturalmente, come voi sapete, sono delle scelte. Ma se noi vogliamo tassare questi paesi terzi e non siamo in grado di dire alla Polonia che ospita la conferenza COP24 che no, è la Polonia prima di tutti che deve seguire gli altri paesi sulla decarbonizzazione. È la Polonia prima di tutti che deve fare. Se non siamo in grado di dire alla Slovenia o alla Slovacchia non puoi fare concorrenza fiscale o sociale alle imprese italiane, francese, spagnole, eccetera, non perché tu devi portare il livello degli stipendi, il livello della tassazione sul lavoro a quello italiano, tedesco, perché non è questo, ma proporzionalmente devi seguire questa fase qua. Allora, come dire, come pensiamo di poter dire che l'Unione Europea ha ancora un senso fatta così? È un discorso sovranista? Io non credo, è un discorso molto europeista. Però se noi non ci rendiamo conto quello che noi dobbiamo fare e dire e raccontare a quei cittadini non può essere semplicemente, lo dico con rispetto per la storia, lo dico per rispetto per le mie convinzioni innanzitutto, eccetera, non può essere semplicemente la retorica dell'Unione Europea è bella perché i valori, 70 anni di pace, eccetera, che sono tutte cose vere, verissime, naturalmente, eccetera, ma deve inverarsi in qualcosa di concreto e che sia al contrario di quanto è stato fino adesso, difficilmente noi recupereremo la fiducia dei cittadini. Guardate, o noi siamo capaci di dire che l'Unione Europea da adesso in avanti è in grado di, torna a essere in grado di occuparsi della vita dei cittadini, così come si è occupata quando si è inventata Erasmus 30 anni fa, oppure noi non potremo spiegare, anche se faremo prima o poi l'unione bancaria, faremo l'unione fiscale, eccetera, ma se non si invera l'azione dell'Unione Europea in qualcosa di concreto per i cittadini, difficilmente noi riusciremo a far rinnamorare i cittadini dell'Unione Europea. Allora, c'è un enorme tema che attraversa i nostri paesi e che attraversa i nostri paesi proprio in virtù del fatto che abbiamo visto la globalizzazione e insieme in parallelo le politiche di austerity dell'Unione Europea lavorare in questi ultimi decenni, eccetera. Questo tema è il tema del welfare, è il tema dello Stato sociale. Popolazione più vecchia, esigenze che cambiano, modalità di lavoro che cambiano. Allora, o si fa carico un'entità come l'Unione Europea di avere un welfare che sia un welfare che ridistribuisca risorse, in particolare verso quei paesi e verso quei settori di cittadini che non riescono ad affrontare le difficoltà, proprio perché noi gli abbiamo detto che devono fare per conto loro, perché abbiamo detto che gli ospedali non devono, che dobbiamo chiudere gli ospedali perché dobbiamo risparmiare sulla sanità, perché abbiamo detto che dobbiamo chiudere gli asili nido perché dobbiamo risparmiare su tutte le spese pubbliche, eccetera. E quindi l'Unione Europea che comincia a occuparsi del welfare, magari partendo da quell'idea dell'ex ministro Padoan, che era quella dell'assicurazione sociale dell'assicurazione sociale europea contro la disoccupazione. O noi cominciamo da questo,
oppure difficilmente noi riusciremo a trovare dei... Lo dice uno che sta pensando adesso fra un paio di mesi, forse se il mio partito esisterà ancora, se il mio partito mi candiderà eccetera, forse di affrontare una campagna elettorale per le europee. Difficilmente noi riusciremo a spiegare ancora soltanto con i valori l'importanza dell'Unione Europea, perché i valori li comprendiamo noi, mi spiace dirlo, ma li comprendiamo noi in questa sala, li comprendiamo noi in certi ambienti culturali eccetera, perché lo stesso Erasmus di cui io vi ho parlato con grandissimo orgoglio prima, perché aumentiamo di 130.000 posti, l'Erasmus è qualcosa che tocca una fetta minuscola della popolazione europea, una fetta minuscola e talvolta anche una fetta privilegiata della popolazione europea. Io ho fatto l'università ad Alessandria, come tanti colleghi, compagni di scuola eccetera, ho fatto l'università ad Alessandria dove c'era naturalmente c'era l'Erasmus, c'era anche un'integrazione all'Erasmus, ma i miei genitori non si erano potuti permettermi di mandarmi in Erasmus, non l'ho fatto, non sono uno della generazione Erasmus, ma io non posso andare a raccontare questa sera in Corso Vercelli, dove abito, in Piazza Crispi, a raccontare, ah guardate che il bilancio europeo aveva aumentato di 130.000 posti di Erasmus. Questi mi dicono che cos'è l'Erasmus, i cittadini mi chiedono che cos'è l'Erasmus, lo dico con amarezza, lo dico con tristezza, però se invece io potessi andare a dire no guarda che l'Unione Europea adesso si occupa anche di te, perché adesso l'Unione Europea non dopodomani, ma sta cominciando a decidere che forse comincerà a discutere e ad applicare una norma che aiuti gli disoccupati, una norma che sia un'assicurazione sociale per la disoccupazione, allora forse riusciremo a dare qualcosa di concreto a tutti i cittadini. Perché oggi di concreto stiamo dando moltissimo, perché abbiamo fatto le reti ferroviarie, abbiamo fatto le reti autostradali, stiamo facendo, se noi oggi abbiamo in parte riusciamo a stare, riusciamo a stare all'interno del grande mercato digitale, è perché c'è l'Unione Europea che studia il e che finanzia la digitalizzazione del nostro continente, perché è attraverso l'Unione Europea ed è attraverso i programmi dell'Unione Europea che gli stati digitalizzano il proprio territorio eccetera, però noi dobbiamo costruire anche delle reti sociali oggi, non possiamo più costruire soltanto delle reti che siano reti stradali, reti ferroviarie eccetera. Questo deve essere, secondo me, l'obiettivo che deve darsi l'Unione Europea. Questo deve essere, secondo me, un modo corretto per affrontare non la globalizzazione, come si regolamenta la globalizzazione lo spiega naturalmente, io ho alcune idee, qualcuna l'ho anche espressa, però l'ha spiegata molto meglio di me il professor Valle prima. Però gli effetti dirompenti politici e sociali della globalizzazione. Questo è il modo con cui possiamo affrontare questi effetti qua, perché altrimenti non potrà più essere una sorpresa il fatto che movimenti che noi definiamo populisti, però adesso non è quella la sede, non è quel momento eccetera, ma io sul termine populista ho molte cose da dire, comunque i movimenti comunque populisti, nazionalisti, anti-europeisti eccetera faranno sempre più leva, non possiamo sorprenderci di questo, perché sì, se sappiamo leggere, i sintomi arrivano da molto lontano e sono evidenti e chiari davanti agli occhi di tutti noi. Allora le risposte devono essere risposte che siano non risposte semplicemente su come si regola la globalizzazione eccetera, ma su come si affrontano gli effetti della globalizzazione e come si risponde ai nuovi bisogni dei cittadini. Io lo dico spesso perché sono orgoglioso di queste misure. Noi finanziamo come Unione Europea, come per governi nazionali, come governi regionali, talvolta la digitalizzazione, l'industria 4.0, perché naturalmente è il futuro, perché non siamo dei buddisti e non vogliamo distruggere le macchine, eccetera, e quindi dobbiamo finanziare la ricerca, dobbiamo finanziare tutto quanto. Ma se ogni volta che noi parliamo di industria 4.0 il messaggio che riusciamo a far passare ai cittadini, l'unico messaggio che riusciamo a far passare ai cittadini è che l'industria 4.0 distruggerà dei milioni di posti di lavoro, cioè ma come possiamo pensare che i cittadini colgano l'enorme
l'enorme vantaggio che in realtà alla fine ci sarà dell'industria 4.0, dell'industrializzazione, della digitalizzazione delle nostre imprese. Come possiamo pensare che si intuiscano gli effetti positivi? Allora noi dobbiamo dire, guarda che non credo che si debba tornare indietro rispetto all'idea che il lavoro oramai è lavoro precario, parcellizzato, suddiviso nei tempi, nei modi e probabilmente nei luoghi della vita che uno vive. Non sto dicendo questo, per quanto qualche riflessione forse potremmo comunque farlo. Voglio dire che però noi dobbiamo essere in grado di dire a un lavoratore, a una lavoratrice, a un giovane che si affaccia al mondo del lavoro e dirgli: lo Stato, l'Europa, c'è, è vero che ti sto offrendo questo, ma la rata del tuo mutuo qualcuno la pagherà o poi. La rata del tuo affitto nei periodi di non lavoro lo pagherà lo Stato o lo pagherà un ente. Allora noi siamo in grado di pensare a un welfare di questo tipo, e un welfare di questo tipo, così come le multinazionali, così come la concorrenza con le grandi imprese cinesi e americane, non lo si può fare soltanto a livello nazionale, ma lo si può fare a livello europeo, e quindi interviene l'Unione Europea in questo senso qua, oppure difficilmente gli stati saranno in grado di dare questa risposta, e gli effetti della globalizzazione saranno ancora una volta effetti che non ci piaceranno, perché saranno effetti che noi non, anche quegli effetti lì noi non riusciremo a non dico a controllarli, ma nemmeno a venirli, nemmeno a comprenderli. Quindi o noi capiamo che dobbiamo, quantomeno dal punto di vista politico, non dal punto di vista scientifico, dal punto di vista economico, ma dal punto di vista politico, o noi ribaltiamo l'approccio, oppure ribaltare vuol dire non adattarsi, ma vuol dire comprendere che non è più questo modello, il modello deve essere tutt'altro, oppure gli effetti saranno effetti che non ci piaceranno per nulla. Sono quasi le 7:40, quindi è forse ora di ringraziare gli oratori per delle utili e approfondite riflessioni, quadri e interrogativi che ci portiamo a casa. Vorrei aggiungere un interrogativo che verosimilmente non piacerà. E forse me lo potrei anche risparmiare, ma giusto per rovinare la frittata. Ci domandiamo perché, come e quando Embraco arrivò in Italia, perché multinazionali tanti anni fa o relativamente pochi anni fa impiantarono in Italia stabilimenti e centri operativi? Perché evidentemente il mercato italiano in quel momento era competitivo e vantaggioso rispetto ad altri mercati. Se oggi si trasferiscono queste attività altrove, se tanto mi dà tanto, vuol dire che altrove ci sono dei vantaggi evidentemente qui non si ritrovano. Quindi perché quelle società multinazionali vennero in Italia? Secondo me vale la pena non dimenticare la abbastanza ovvia risposta a questa domanda. La seconda, e sono ancora altrettanto rapido, per uno che ha vissuto tanti anni negli Stati Uniti, questa competizione scomoda, indubbiamente, quando si è perdente, e comoda quando si è vincente, tra stati o tra regioni, negli Stati Uniti l'ho toccata abbastanza da vicino con mano in almeno due occasioni. La prima fu nel 1987, ovvero all'indomani dell'acquisto di Alfa Romeo da parte dell'allora Fiat. Alfa Romeo era già presente negli Stati Uniti,
aveva una sede nel New Jersey, quindi in una zona costosa. Fu ritenuto opportuno cercare una sede altrove. Contemporaneamente fu realizzata una joint venture 50-50, sottolineo 1987, da non confondere con un'altra, una joint venture paritetica con Chrysler. All'epoca lavoravo a New York e vidi le offerte che arrivarono da diversi stati o agenzie statali, in particolare non dimenticherò mai quella della Georgia, dove, credetemi, non andare a trasferire la sede di Alfa Romeo Nord America ad Atlanta, Georgia, era veramente un delitto, perché tra sgravi fiscali, sovvenzioni di tante altre nature, era veramente, cioè, da cretini non andare. Poi in realtà non andammo lì, andammo in Florida, ma per motivi che esulavano completamente da ragioni fiscali, da ragioni economiche e ragioni di business, anche dal punto di vista geografico, perché andare in un angolo di un grande rettangolo, beh, insomma, comunque non vado oltre. Più recentemente, all'antivigilia di quella che poi diventò nel 2009 l'ingresso di Fiat in Chrysler, Fiat stava comunque studiando di rientrare negli Stati Uniti e installare uno stabilimento. Vi posso assicurare che tra, in particolare, Indiana, Illinois, Wisconsin e New Mexico era letteralmente una lotta a coltello a chi offriva di più. Buffe anche le cose che, in particolare, e non vi dico quale agenzia di quale stato, aveva dimenticato di aggiornare il file, per cui si scoprì che quella offerta che veniva proposta a Fiat era stata precedentemente offerta a Nissan, che però aveva optato per il Tennessee. Quindi si ciclostilavano, si sarebbe detto tanti nel millennio precedente, no? le proposte. Quindi quello che noi, e di cui ci si lamenta essendo perdenti in questo momento qui in Europa, è quello che negli Stati Uniti continua a succedere da decenni, per non dire, sì, da decenni, cioè la lotta a coltello tra stati a conquistare stabilimenti e quindi lavoro, attraverso, ripeto, le forme di incentivazione, di sconti e di bonus veramente incredibili e straordinari. Io non dimenticherò mai quei file, perché, credetemi, è una lotta veramente a coltello, legale negli Stati Uniti, in un paese che si chiama Stati Uniti d'America, e uno presuppone che quello di cui lei parlava prima, cioè di avere una uniformità a livello europeo, ecco là, non esiste assolutamente. Vi lascio con questo. Grazie. Ah, allora sì, chiudiamo con una o due domande. Posso fare la portatrice di microfono? Professor Levi. Vorrei fare qualche considerazione complementare sulla dimensione politica della globalizzazione. Che la politica è entrata nella relazione del professor Vanni solo nella conclusione, regolare la globalizzazione. Però se noi vogliamo cercare di capire il concetto di globalizzazione, non possiamo fare a meno di introdurre il concetto
di erosione della sovranità degli stati. La globalizzazione è un processo di interconnessione, integrazione tra le economie, di apertura dei mercati, eccetera, eccetera, come giustamente hai affermato, ma la conseguenza politica è l'erosione della sovranità degli stati. Ecco, e quindi nel capitolo sugli svantaggi della globalizzazione bisognerebbe sviluppare questo concetto che è squisitamente politico, che ha un impatto su tutto quello che avviene nel mondo. Per esempio i rapporti tra capitale e lavoro, i sindacati, i partiti dei lavoratori combattono sul livello nazionale, al massimo a livello europeo, là dove c'è un Parlamento che viene rappresentato dall'onorevole Viotti, ma non a livello globale. E quindi appunto qui c'è un divario, no? L'economia, la società civile si sono globalizzate o sono in corso di globalizzazione, e invece la politica è rimasta a livello degli stati. Questa è la più grande contraddizione con la quale la politica, i partiti, i governi devono fare i conti, no? Quindi appunto questa è la dimensione, no? E quindi questo ha un impatto sulla democrazia, la democrazia, cioè i parlamenti sono nazionali, ma chi è che decide i destini del mondo? Appunto, sono i grandi potentati economici, la finanza globale, le multinazionali, le agenzie di rating, le borse, ecco. Cioè la politica è subordinata all'economia, l'economia ha preso il sopravvento sulla politica, mentre la politica dovrebbe governare questi processi, e non riesce perché c'è questo divario tra la dimensione nazionale della politica e la globalizzazione dei mercati e della società civile. Ecco, allora io condivido pienamente le conclusioni del professor Valli, soprattutto quando mette in evidenza che bisogna introdurre un sistema fiscale che tassi i disastri compiuti dai padroni della globalizzazione, e cioè la carbon tax e la tassa sulle transazioni finanziarie. Ecco, quindi, ma è possibile fare una tassa globale sulle transazioni finanziarie o sulle emissioni di anidride carbonica? Difficile. Qual è l'ente che dovrebbe fare questo? Forse la World Trade Organization, che però appunto ha solo scarsi poteri di arbitraggio sui conflitti commerciali. Quindi bisogna cominciare dall'Unione Europea. Io credo che l'Unione Europea deve essere il punto di partenza, perché è l'area del mondo più fortemente integrata, che ha delle istituzioni politiche e giuridiche che possono, insomma, io ho promosso nell'ambito del Movimento Federalista Europeo una petizione per New Deal europeo, per uno sviluppo sostenibile e l'occupazione. E il Parlamento Europeo mi ha aperto le porte, ho fatto due audizioni davanti al Parlamento Europeo su questo tema. E appunto bisogna, l'onorevole Viotti è stato molto drastico nel giudicare i limiti che anch'io riconosco delle istituzioni europee, però bisogna dire che il cosiddetto piano Juncker, il piano per gli investimenti strategici, ha dato un contributo importante. L'Italia ha beneficiato di 50 miliardi di euro, no? Quindi paragoniamo questo agli stanziamenti che sono previsti nel bilancio del governo italiano, no? Quindi
vediamo che l'Unione Europea fa qualcosa di cospicuo. Però certamente il punto su cui bisogna battersi è il fatto che il bilancio europeo deve essere incrementato, appunto con questi sistemi, con queste nuove risorse proprie che dovrebbero venire dalle tasse europee. E allora, appunto, il punto cruciale è proprio questo, cioè aumentare il bilancio dell'Unione Europea, che il bilancio dell'Unione Europea è dello 0,9% del prodotto interno lordo europeo. Nel 2019 sarà dell'1%. Sì, lo so. Comunque aspettiamo. Con l'aumento che abbiamo fatto sarà dell'1% esatto. Esatto. Comunque è una cifra miserevole se noi lo paragoniamo all'entità dei bilanci degli Stati. No, quindi bisogna portarlo almeno al 3 o al 4, no, perché ci sia un impatto sull'occupazione e quindi sulle questioni che interessano direttamente i cittadini. No? Incrementare il welfare, stanziare più fondi per la ricerca scientifica, l'istruzione e via dicendo. Insomma, la globalizzazione ha inciso anche su questo. Si sono tagliati i bilanci del welfare perché appunto l'economia ha preso il sopravvento sulla politica e la finanza ha preso il sopravvento sull'economia reale. Quindi è questo il punto su cui bisogna combattere. Una brevissima risposta, proprio brevissima, sono d'accordo su tutto quanto hai detto, in altri miei scritti ho scritto cose analoghe, qua mi avevano chiesto di parlare, dato le mie competenze, soprattutto di globalizzazione economica e finanziaria, e certamente questo aspetto è molto. Sì, anch'io cercherò di essere veloce perché l'ora è tardissima. No, assolutamente. Però il tema è di assoluto interesse, posso professore. Bilancio dell'Unione Europea, all'uno, quest'anno dico orgogliosamente, sarà negli impegni all'1% preciso, puntuale, e nei pagamenti allo 0,90. Lei sa di quanto discutiamo per il prossimo quadro finanziario pluriennale? Perché la proposta del Parlamento Europeo, contro cui io mi sono scagliato, perché io non volevo una proposta così bassa, eccetera, perché non possiamo. Il Parlamento Europeo, che quindi quello più ambizioso di tutti, chiede un bilancio dell'1,3%. Cioè noi, il Parlamento Europeo, chiediamo un bilancio non del 3-4%, come dice lei, ma dell'1,3%, e la Commissione propone un bilancio dell'1,08%. Dall'1% all'1,08%, considerato il fatto che ci sarà la Brexit, e che quindi saranno il contributo in meno del Regno Unito sul bilancio europeo. Stiamo parlando di cose che non hanno senso, e naturalmente il problema non è dell'Unione Europea. Io sono il piano Juncker, invece l'abbiamo salutato con estremo favore, ci abbiamo lavorato moltissimo sul piano Juncker, quando ho parlato delle misure che mettiamo, so che sono misure concrete, 116 milioni di euro di aumento che ci sono su garanzia giovani. Sono soldi concreti che arriveranno ai nostri enti e ai nostri uffici di collocamento, sta a noi saperli usare poi bene questi fondi qua, naturalmente, per fare formazione, per fare una formazione continua e permanente ai nostri lavoratori che perdono posti di lavoro, assolutamente. Però se noi abbiamo un consiglio che continua a pensare che dare dei soldi all'Unione Europea sia una perdita di fondi e non un investimento per il futuro, perché è questo di cui stiamo parlando. Non è l'Unione Europea che è sbagliata, sono i capi di Stato e di governo che non vedono l'ora di andare in televisione e di dire abbiamo fatto l'accordo, daremo meno soldi all'Unione Europea. Ma che cretinata è questa? Quando io sento un capo di governo che dice daremo meno soldi europei, lo dice orgoglioso come se avesse conquistato chissà quale cosa, oltre a rappresentare l'Unione Europea come qualcuno che ti depreda, un'entità che ti depreda, ti toglie risorse, opportunità, eccetera, ma in più dici come una conquista il fatto che darei meno soldi all'Unione Europea, è una chiatinata, e dai un'immagine dell'Europa, appunto di Europa, per la prigione. C'è da aggiungere, e chiudo su questo,
che di converso però nell'immagine dei cittadini dell'Unione Europea è stata quella che per anni ha imposto al nostro paese, alla Spagna, alla Grecia, all'Irlanda, al Portogallo, quelle politiche lacrime sangue, davamo tutti noi l'immagine di un'Unione Europea semplicemente attenta all'austerity, ai conti pubblici, alla finanza pubblica, senza dare l'idea di essere invece quelle che vuole investire, quella che vuole crescere, eccetera. Questa immagine purtroppo ce la siamo data e noi dobbiamo dire che ne siamo stati parte, noi istituzioni intendo, siamo stati parte di questo progetto qua. Il documento dei federalisti europei per un New Deal per l'Europa, che io ho sottoscritto, è un documento che è del 2014. Dal 2014 a oggi noi non siamo riusciti a fare noi istituzioni, noi cittadini, non le organizzazioni, ma noi istituzioni non siamo riusciti a fare un singolo passo in avanti nel senso dell'integrazione, se non il piano Juncker. Noi continuiamo ad avere una banca centrale europea, che è una banca centrale, che non ha i poteri di una banca centrale, perché non è in grado di fare politica economica. Se l'è inventata Draghi, però perché abbiamo la fortuna di avere Mario Draghi, che si è inventato il quantitative easing e che è l'unica banca centrale al mondo che non può fare politica economica, non può fare politica fiscale. Come fa una banca, una moneta ad avere una banca che non può fare politica economica? Poi se l'è inventato Mario Draghi, ma perché è stato bravo lui? E questo rende complicato poi stare sul mercato, rende complicato fare delle politiche economiche espansive vere e proprie. Purtroppo le istituzioni sono ancora incomplete. Purtroppo le istituzioni sono ancora incomplete e manca il coraggio da parte della politica di fare delle scelte che siano scelte coraggiose. Non mi concentro adesso sulla questione del 3%, non dico niente sulla questione del 2,4, 2,04, di come stanno guardando al bilancio degli Stati membri, ai bilanci nazionali degli Stati membri e al bilancio italiano, perché naturalmente ci vorrebbero 12 ore in più per parlarne. Però noi abbiamo la Commissione Europea che invece di andare a dire al governo italiano mi permetto di dirlo perché sono politico e posso farlo, le politiche proponete con la vostra finanziaria sono delle politiche insensate che non porteranno da nessuna parte, invece di dirgli questo, di spiegare questo, stanno lì a commentare il 2,4, il 2,04, l'1,9 eccetera, invece di dire al governo italiano guardate con le vostre politiche non andate da nessuna parte, perché se però l'immagine che resta l'immagine, quello che fa la Commissione Europea sui bilanci nazionali dei paesi è questo, non fa altro che dare adito e non fa altro che dare fiato alle trombe di quelli che vogliono sparare contro l'Europa, mentre noi a questi cialtroni che fanno queste politiche dobbiamo spiegare che sono delle politiche inutili, non dirgli lo zero più, lo zero meno, eccetera. Solo un'osservazione. Questa sera siamo in pochi, dato che ho avuto una qualche responsabilità, ma ho altoparlante incorporato. Ho avuto una qualche responsabilità nella organizzazione della serata, io ritengo abbastanza esemplare il dibattito di questa sera. Per me è stato di grande utilità, anche molto riassuntivo di tutte le tematiche, e una risposta al fatto che le politiche in Italia non hanno letto minimamente i processi di globalizzazione, i processi di prevaricazione della finanza sulla politica e nemmeno i processi di innovazione tecnologica e scientifica, che sono il terzo grande avvenimento di questa epoca. E quindi non sono in grado di dare risposte e i cittadini non sono informati sul fatto che la chiusura nazionale peggiorerà le conseguenze della globalizzazione e non la migliorerà. Detta, e le cose che voi avete detto questa sera tutte quante convergono su questo ragionamento. Allora io propongo di rifarla, anche perché questa sera
secondo me è stata di grande utilità, dato che io sono un vecchio arnese della politica torinese che continua a frequentare i circoli, l'Ampi, la SPCGL, ma anche i circoli giovani. Sento che ci sarebbe bisogno di diffondere i ragionamenti che sono venuti fuori questa sera in una platea più ampia. Stasera sfortunatamente c'erano una trentina di assemblee in giro in preparazione di cose varie, perché ci saranno le primarie domenica del Partito Democratico per le elezioni del segretario regionale, ci sono in preparazione le primarie nazionali, le elezioni europee, le elezioni amministrative, le elezioni regionali. Non solo quelle, c'è la presentazione di Jacobin che ha portato via un sacco di persone. Scusate il termine, un bordello di incontri, e quindi parecchie persone che avevano detto di avere un grande interesse non sono venute, insomma. Io adesso tanto correrò in un'altra cosa e poi alle 21 sono una. Se ti può consolare, tutto qua, io la ritengo molto utile, molto interessante, con una platea che non vi meritavate, non per le persone che sono eccellenti, ma per il numero, no? E chiedo se è possibile tentare di... Due cose. Uno, l'ottimo Claudio Salin ha registrato tutto e quindi possiamo mettere sul nostro canale YouTube la registrazione di questa serata, e è già un pezzetto che ci serve. L'altra cosa, se il Censis ci assiste, e magari anche alcuni amici ci assistono, continueremo con gli eventi di Politics, questi incontri, e sicuramente ne faremo uno dedicato alle tematiche più strettamente europee, più che come dire, un paese in generale sulla globalizzazione intesa in senso del fenomeno politico-economico che ci sta coinvolgendo, ma magari focalizzando su alcuni segmenti, no, di questa tematica. Quindi certamente in un altro modo. Dopodiché la nostra capacità di comunicare l'importanza di questi dibattiti è così messa alla prova fortemente da una decisa concorrenza di eventi. Vediamo che cosa può succedere. Quindi al momento, vabbè, molti sono andati via, non eravamo poi neanche tanto pochi, ma in sostanza ringrazio tutti. 22. È una media tipica di questi eventi. Gli orari, le cose, lasciamo perdere. Detto ciò, io direi che sia giusto anche concludere data l'ora, per non stressare fin troppo i nostri interlocutori gentilissimi, efficientissimi ed efficacissimi, e neanche il pubblico residuo, ma c'è il nostro revisore di conti, non posso dirvi questo. Questa è una domanda, nessun articolo che non conosco, non ho mai letto adesso, appena vado a leggere, The Economic Rise of China e India. Io credo che lei parli della risalita economica della Cina e dell'India, no? A giudicare dal titolo. Solo una domanda. Negli ultimi anni io ho studiato economia, ho fatto una tesi in contabilità nazionale, i libri su cui abbiamo studiato sono tutti libri americani. Per di più, la borsa di Londra qualche tempo fa era la borsa più grande del mondo, grande il doppio rispetto alla seconda borsa, che adesso non ricordo quale fosse. Ad oggi la borsa di New York è la seconda borsa dopo quella di Tokyo, ma grande 5 volte rispetto a quella di Tokyo. Per di più c'è una situazione in cui l'America e la Cina detiene una gran parte del debito pubblico americano, ma in realtà quindi possedendo delle risorse statiche, mentre l'America detiene una gran parte di quelle che sono le risorse dinamiche della Cina, cioè tantissime azioni delle industrie americane, delle industrie cinesi sono in possesso della Cina. Mi verrebbe nel suo quadro si capiva bene di come la Cina e l'India stiano crescendo. Però una domanda è questa: non mi viene il dubbio che forse l'America stia pilotando la crescita della Cina e dell'India per interessi personali, e magari non sia la Cina e l'India che stanno crescendo, ma in questa globalizzazione in cui uno da Vercelli acquista delle azioni su una piattaforma che ha sede legale, paga le imposte alle Cayman, quindi pari a zero, e scambia dei titoli inglesi, ma in realtà tutto viene fatto in dollari e tutto comunque è strapilotato dall'America. La domanda è, secondo lei, nel suo documento, io ho l'impressione che sia l'America
a dover mostrare potere e a pilotare la crescita anche degli altri stati in un sistema in cui alla fine comanda tutta la finanza. Per fortuna che i titoli di Stato non sono scambiabili nei mercati over the counter, altrimenti ci troveremmo ad avere lo spread e penso sia il parametro principale per misurare come la finanza abbia uno strapotere abnorme anche su quelli che sono non più gli scambi privati, ma anche sui titoli di Stato e sui Stati stessi. Stiamo scommettendo sull'andamento di uno Stato, non più di un'azienda, quindi diciamo un po' la finanza e un po' la scommessa. La domanda è, secondo lei questa mia visione esiste oppure è pura fantasia? E soprattutto da qui a 20 anni, come immagina la situazione che potrebbe diventare quasi monopolio, vista lo strapotere dei capitali dell'America nei confronti di tutti gli altri? Per fortuna che non si può scambiare nel mercato over the counter alcune cose, altrimenti con le leve l'America sarebbe più forte da sola di tutti gli altri stati messi insieme. La sua domanda è una domanda molto importante, ma la mia visione è questa. Se si guarda la storia economica del Novecento, dell'ultima parte dell'Ottocento e del Novecento, e anche i primi decenni di questo secolo, si vede chiaramente che il paese che diventa più forte economicamente, dopo alcuni decenni diventa più forte militarmente, dopo alcuni decenni ancora diventa più forte finanziariamente e poi decade, e poi declina. Il Regno Unito è il paese con l'impero britannico più forte alla fine dell'Ottocento del mondo. Gli Stati Uniti lo superano come dimensione economica alla fine degli ultimi decenni dell'Ottocento. Gli Stati Uniti superano come potere militare gli altri paesi dopo la Prima Guerra Mondiale, durante la Prima Guerra Mondiale, ma non all'inizio della Prima Guerra Mondiale, dopo. E superano il Regno Unito come maggiore centro finanziario mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo alcuni decenni. Se le tendenze economiche sono quelle attuali, in cui la Cina cresce al 6,5%, via via diminuirà, andrà verso il 4%. L'India cresce del 7% e via via diminuirà, ma più tardi della Cina. Gli Stati Uniti sono già stati superati come in parità di potere d'acquisto dalla Cina, ma non in dollari, questo è importante. Ma lo saranno anche in dollari nel giro di 15 anni, se le tendenze continuano come sono. Gli Stati Uniti fino all'87 erano i maggiori creditori mondiali rispetto al resto del mondo, dall'87 in poi sono diventati il maggiore debitore mondiale. Questo è importante, mentre la Cina ha superato recentemente il Giappone come il maggiore creditore mondiale. I maggiori creditori mondiali sono Cina, Giappone e Germania. In generale, quindi, se noi guardiamo a lungo periodo, è molto difficile immaginare il futuro per decenni, no? Ma se le tendenze continuano così, seppur con l'allentamento della Cina, eccetera, la Cina diventerà, tra alcuni decenni, la maggiore potenza militare del mondo, mentre adesso non lo è. Dopo ancora, la maggiore potenza finanziaria del mondo, perché la finanza si basa sulla ricchezza e non sugli stock, non sui flussi anno per anno, si basa sulla ricchezza accumulata in decenni, certo. Storicamente in decenni. E allora la finanza si basa sulla ricchezza, quindi uno stock che man mano cresce. La Cina sta crescendo, gli Stati Uniti sta crescendo, ma molto meno. Gli investimenti diretti esteri americani, che erano quelli che permettevano all'industria americana multinazionale di controllare anche una parte dell'economia cinese attraverso il joint venture, sono però stanno crescendo molto meno degli investimenti, di quanto crescono gli investimenti diretti cinesi negli altri paesi. Quindi anche qua, come tasso di crescita. Quindi i dati che ho mostrato mostrano che gli investimenti diretti esteri cinesi si stanno avvicinando a quelli americani come stock. Da 10 anni hanno superato.
Quindi la ricchezza che i cinesi accaparano in tutto il mondo sarà maggiore tra 10 anni, abbastanza presto, di quella che gli Stati Uniti accaparano nel mondo. Quindi c'è la transizione di potere economico, finanziario, militare e anche politico, perché solitamente queste dimensioni sono tutte correlate, che è abbastanza rapida in questa transizione. Arrighi, molti di voi conosceranno la sua opera, aveva detto che quando un paese passa dalla dominanza economica alla dominanza finanziaria, dopo un certo periodo decline. E aveva preconizzato, prima di morire, nelle sue ultime opere, che la Cina anche finanziariamente sarà la potenza dominante, mentre è cominciato il declino americano dal punto di vista finanziario. In uno dei capitoli del mio libro sugli Stati Uniti io parlo di inizio del declino economico, ancora finanziario, ma in termini relativi la Cina sta che Cina che poi lo supererà gli Stati Uniti se le tendenze continuano come continuerà. Quindi il potere, il problema grosso, che anche se poneva Righi e altri, è questo. Se un paese diventa più forte economicamente, come la Cina sta diventando rispetto agli Stati Uniti, e più forte finanziariamente con decenni di ritardo, ma vi è uno squilibrio militare, che gli Stati Uniti sono molto più forti della Cina attualmente, questo può creare un problema molto grave dal punto di vista strategico, dal punto di vista dei possibili conflitti, perché gli Stati Uniti potrebbero, prima di essere superati, dal punto di vista anche finanziario, dal punto di vista economico, scatenare la guerra non è stata scatenata tra le due superpotenze del passato, l'Unione Sovietica, ma che rimane una grande potenza militare, attualmente adesso solo militare per il problema che la bomba atomica avrebbe distrutto se avevo creato sostanzialmente, però gli Stati Uniti in molti casi per fortuna non usando l'atomica, tranne nel caso con il Giappone, in molti casi hanno fatto una guerra preventiva, ad esempio con l'Iran avrebbero molte intenzioni di fare una guerra preventiva. No, hanno intenzione. Hanno intenzione, avrebbero. Non avrebbero, hanno intenzione. E hanno fatto una guerra preventiva su scala più ridotta con l'Iraq. Non perché l'Iraq avesse le armi di distruzione bassa, forse sarebbe andato come le aveva, ma perché gli turbava gli equilibri consolidati all'interno del Medio Oriente. Quindi cosa sta succedendo nella politica americana è cruciale da questo punto di vista. E io spero proprio che la conseguenza del Trump sia sconfitto, ma ho molti dubbi. Concordo sui dubbi. Grazie. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie. Ci vale?